Presidente. Sì, abbiamo letto dalla stampa, ma abbiamo anche visto che lungo il litorale fra Rimini, Riccione, Cattolica e Misano c'è stato uno spiaggiamento di migliaia di cefali. E la struttura oceanografica Dafne ha informato che c'è stata una possibile fioritura microalgare, nessun allarme particolare, anche se poi a causa del mare mosso il battello Dafne non è uscito e quindi non ha fatto le analisi delle acque. E qualcuno fa l'ipotesi che fossero state pescate quantità molto rilevanti di cefali e poi siano state ributtate in mare. E da quello che abbiamo potuto appurare non ci risultano siano stati fatti poi campionamenti in acqua o addirittura sui cefali, perché quello che ci preme è che poi molte persone sono andate in spiaggia a raccogliere anche per fine alimentari. Quindi un esame delle acque, un esame dei campioni di pesce avrebbe potuto comunque fornire informazioni ai cittadini sulla sicurezza o meno di queste operazioni. Quindi io chiedo all'assessore se in questi casi, anche perché non è il primo caso, in altri casi anche in cui ci sono stati abbassamenti delle temperature molto repentine, si sono avuti altri spiaggiamenti, se in questi casi ci sono delle procedure che vengono seguite, se sono stati fatti dei campionamenti e se i cittadini sono stati informati. Grazie. Grazie, la parola all'assessore Gazzolo. Ecco qua. Grazie Presidente, con consigliere e consiglieri. Non ho ricevuto segnalazioni dirette dai sindaci, ma rassicuro il consigliere Bertani confermando che tutte le procedure sono state seguite, sia quelle ambientali che quelle sanitarie, e che non si sono ravvisate criticità sulla qualità delle acque. La struttura oceanografica di APA e Dafne ha effettuato il monitoraggio del tratto marino da Gora Cattolica, dalla costa fino al confine delle acque territoriali, tra il 4 e il 5 marzo e dal 22 al 25, prima e dopo, cioè lo spiaggiamento di cefali che ha interessato il tratto di costa tra Rimini e Cattolica nella sola giornata del 20 marzo. Le rilevazioni effettuate non hanno fatto emergere alcuna criticità, condizioni fisico-chimiche e biologiche nella norma, tali da caratterizzare l'area monitorata in una buona condizione ambientale. Concentrazioni di ossigeno disciolto sia in superficie che sul fondo buone, temperatura nei range stagionali e inoltre, come diceva il consigliere, è vero ricordare che nelle giornate dal 18 al 21 marzo 2019 il mare è stato molto mosso con forte vento nord-nord-est. In sintesi, normalmente quando avvengono fenomeni di inquinamento dell'acqua, gli organismi spiaggiati sono composti da diverse specie. In questo caso specifico sono spiaggiate solo una specie di cefalo. ARPAE si è subito attivata e si è sentita con le autorità preposte per coordinare le attività da effettuare. La raccolta di campioni di pesce è stata effettuata dalla Capitaneria di Porto di Rimini, in stretto coordinamento con l'azienda sanitaria, e si sono attivate tutte le azioni previste dagli specifici protocolli in materia. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale di Rimini effettua di norma, in collaborazione con la Capitaneria, campionamenti dei pesci interessati dalla moria nell'ambito delle sue competenze clinico-ispettive. Ulteriori accertamenti si sono tenuti anche presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Gli esiti saranno disponibili a breve e saranno resi pubblici all'insegna della massima trasparenza. Sì, ringrazio l'assessore. Quello che ci interessa appunto è che in questi casi i protocolli di attivazione siano chiari. Effettivamente le analisi 4-5 marzo e 25 marzo sono un po' distanti dall'evento in sé e forse non ci permettono di capire fino in fondo che cosa è stato. Se fossero stati degli abbandoni in mare sarebbe particolarmente grave, quindi anche su questo sarebbe importante capire. L'altra cosa importante sono le analisi del servizio veterinario dell'ASL, che speriamo appunto vengano emesse al più presto, perché è corretto poi informare anche i cittadini per sapere quali rischi poi si corrono facendo attività di questo genere. Grazie.